un avvocato chiede di far rispettare la legge, quindi di far mettere il guinzaglio ad un cane. La risposta è un 26enne che lo pesta davanti a sua moglie e a suo figlio. Una situazione alla quale ormai siamo abituati in Italia, una situazione normale per il nostro paese, un paese nel quale non esiste più la giustizia, non esiste più neanche la parvenza di questa parola. L'Italia è un paese finito, un paese in cui vediamo poliziotti davanti a un pazzo con un macete che minaccia la gente, che minaccia loro, gente che lancia i sassi in mezzo alla strada, alla quale non viene fatto niente, e le nostre forze dell'ordine sono costrette, per colpa della magistratura, di fare dei passi indietro. In situazioni del genere, mi dispiace dirlo, se tu sei un pericolo per l'incolumità pubblica, per me devi essere neutralizzato immediatamente. La cosa assurda di tutto questo cos'è? Che il poliziotto carabiniere non ci può più difendere, perché fondamentalmente se no deve passare 8 anni di processi e rischia di andare a finire lui in galera. E l'altra cosa assurda qual è? Che questo ragazzo che ha massacrato l'avvocato non è stato arrestato, assolutamente no, è stato denunciato e molto probabilmente non farà mai un giorno di galera. Questa è l'Italia, signori, un paese dove l'assurdo diventa la normalità. Lo vediamo ogni giorno noi in cinofilia, gente che consiglia di non utilizzare il guinzaglio, cioè dà consigli fuori legge, passa dalla parte della ragione. Persone che consigliano di seguire la legge, quindi utilizzare il guinzaglio, utilizzare la museruola se il cane è un potenziale pericolo per terzi, risultano essere dei pazzi. È tutto molto strano, è tutto molto ingiusto, è tutto veramente paradossale. Possiamo ancora definire un paese civile l'Italia? Chi lo sa?